Buongiorno a tutti, sono qui nella sala degli strumenti scientifici del Museo Civico di Modena che quest'anno compie 150 anni e per questo ha organizzato in collaborazione con Erte Emilia Romagna Teatro una serie di puntate, di appuntamenti teatrali e di letture teatralizzate che ricordano la fondazione del museo stesso, ma anche le tappe principali della sua storia o figure molto importanti per la formazione delle raccolte stesse. Sono nella sala degli strumenti scientifici che allude alla dimensione del viaggio perché oggi parleremo della nascita, della formazione delle raccolte etnologiche. Raccolte che in questo momento non sono agibili perché le sale sono interessate da lavori che si concluderanno, speriamo, entro la fine dell'anno e ci consentiranno di riaprire questa parte del museo completamente rinnovata e riallestita, noi confidiamo entro la fine del 150esimo del museo. La puntata di oggi è dedicata alla nascita delle raccolte precolombiane provenienti dal Perù e sarà condotta da Ilaria Pulini, che è stata conservatore e poi direttore del Museo Archeologico e Etnologico, che ha lasciato 6 anni fa per trasferirsi a Londra, dove ha coltivato ricerche in campo socio-antropologico presso l'università di quella città. Ed è proprio da Londra che Ilaria ci parlerà oggi. Le raccolte etnografiche ottocentesche sono uno dei suoi specifici ambiti di ricerca e proprio in relazione a queste ha curato mostre e cataloghi. Proprio in occasione della tesi di laurea sulla necropoli di Ancon, intorno alla quale verte la puntata di oggi, collegata al viaggio dell'Avettore Pisani, Ilaria dialogherà con Simone Francia, membro della compagnia permanente di ERT, che costituisce il nucleo di 14 attori e attrici impegnati a tempo pieno nelle produzioni teatrali e nelle attività culturali del Teatro Nazionale della nostra regione, appunto Emilia Romagna Teatro. Quindi a questo punto do il benvenuto a Ilaria da Londra e a Simone Francia Grazie. dal Teatro Storchi e mi ritiro all'ascolto. Buongiorno e grazie a Francesca Piccinini per avermi offerto questa opportunità di ripercorrere le vicende che alla fine dell'Ottocento hanno portato a Modena la raccolta del Perù precolombiano che oggi è appunto esposta in una delle sale del Museo Civico. Questa raccolta di materiali del Perù si deve a due ufficiali modenesi, Antonio Boccolari e Paolo Parenti, i quali nell'aprile del 1882 si imbarcano sulla corvetta Vettor Pisani per un viaggio di circumnavigazione del globo che durerà esattamente 3 anni. Il primo, Antonio Boccolari, non ha neanche 30 anni. È medico di bordo, medico di seconda classe. Il secondo, Paolo Parenti, è giovanissimo, non ha neppure 19 anni quando si imbarca. E parte come guardia marina, come sottufficiale, e poi verrà promosso alla fine del viaggio, per i meriti acquisiti durante la navigazione, a tenente di vascello. La presenza di questi due ufficiali modenesi in un viaggio intorno al mondo non è casuale. Infatti, dobbiamo ricordare che nella Modena post-unitaria c'era un clima di estrema apertura e interesse per le novità scientifiche che si erano venute profilando nella seconda metà dell'Ottocento sulla scorta del pensiero positivista e delle dottrine evoluzionistiche. E da questo punto di vista è proprio significativo ricordare che a Modena, circa un ventennio prima della partenza della Pisani, avevano visto la luce per i tipi dell'editore Zannichelli, aveva visto la luce la prima traduzione italiana dell'opera di Darwin sull'origine della specie. Ecco, tutto questo fervore di interessi per le nuove teorie sull'evoluzione dell'uomo aveva fra i suoi più convinti assertori proprio il direttore del Museo Civico Carlo Boni, il quale già nel 1875, quindi 7 anni prima della partenza della Pisani, aveva iniziato nel suo museo una sezione di etnografia da affiancare alle raccolte
di archeologia, proprio con l'obiettivo di mettere a confronto reperti di preistoria del Modenese con oggetti di popolazioni extraeuropee, sia viventi che del passato, in modo da testimoniare, appunto in un'ottica evoluzionistica, i diversi stadi di sviluppo, sia tecnologico che culturale, dell'umanità. Beh, quindi è abbastanza probabile che fra le motivazioni che indussero i due ufficiali modenesi a imbarcarsi sulla Pisani ci fosse proprio anche il desiderio di riportare in patria reperti raccolti durante questo viaggio nelle parti più remote del globo, proprio per incrementare gli istituti museali cittadini e in particolare proprio la raccolta etnografica del Museo Civico. Ma a questo proposito sentiamo come sono andate le cose dalle parole stesse di Carlo Boni. È da poco che abbiamo realizzato di poter aggregare all'archeologia una sezione etnologica. La nostra fortuna è di possedere tanta ricchezza nelle raccolte preistoriche delle terramare alle quali sono legati per intima analogia gli oggetti dei popoli selvaggi e i simulacri dei costumi in uso presso i popoli semi-inciviliti. Il nucleo di questa collezione, già ben avviata grazie ad alcune fortuite circostanze, va lentamente rinforzandosi per l'opera generosa di qualche nostro concittadino familiare ai viaggi in lontane contrade. Il chiarissimo medico, cavaliere Antonio Boccolari, e il signor Paolo Parenti, tenente di marina, compiendo il loro viaggio di circunnavigazione a bordo della vettor Pisani, animati da insistente affetto e pensiero alla loro patria, hanno impegnato tempo raccogliendo oggetti di storia naturale ed archeologia generosamente destinati ad arricchire le collezioni modenesi. Ed è a loro che il nostro museo deve il ricchissimo dono di oggetti da loro stessi raccolti e a loro spese esumati nella necropoli d'Ancon, nel Perù, fra i quali la specialissima serie d'oltre 100 stoffe dei tempi pre-Incas ed Incas. Il viaggio del 1882 era il quarto viaggio intorno al mondo della corvetta Vettor Pisani. E l'eco dei tre viaggi precedenti, rispettivamente del 1871, 1874 e 1879, era stata molto vasta a Modena, anche proprio in considerazione di tutti quegli episodi straordinari che si verificavano spesso durante queste navigazioni ai confini del mondo, esploratori scomparsi, poi ritrovati in situazioni rocambolesche, pericoli di contagio. Ricordiamoci che quando la Pisani parte per questo suo quarto viaggio era in corso un'epidemia di febbre gialla sia in Asia che in Sud America, insomma situazioni difficili d'avventura. Ora, mentre per Boccolari questo giro del mondo rappresenta di fatto un episodio isolato, un episodio di gioventù nell'ambito di un'esistenza borghese in una tranquilla città di provincia, Parenti invece abbraccia proprio questo stile di vita, la vocazione al viaggio che accompagnerà tutta la sua esistenza, e infatti anche al rientro dal viaggio di circumnavigazione sulla Vettor Pisani accetterà altri incarichi per conto della Regia Marina che lo porteranno sul Mar Rosso in Egitto. E insomma è uno stile di vita di fatto sospeso tra partenze, ritorni da e per terre remote, che Parenti non è il solo ad abbracciare a Modena. C'è tutto un ambiente in quel periodo di persone sensibili a queste nuove modalità di viaggio, di navigazione. Penso a personaggi come un Vincenzo Ragazzi, che prima di Parenti si era imbarcato proprio sul terzo viaggio della Pisani intorno al mondo, ma penso anche a figure come Pietro Tacchini, un famoso astronomo modenese, che proprio in quegli stessi anni girava il mondo inseguendo eclissi solari e il famoso transito di Venere
davanti al sole, che accadeva proprio l'anno della partenza della Pisani, il 1882. Ecco, per tutti questi viaggiatori c'è un po' il fascino di un'avventura che veniva condivisa, di cui poi si continuava a parlare. C'era un ambiente, in sostanza, di persone che avevano fatto di questa esperienza, del brivido dell'attraversare gli oceani, una scelta di vita e che di fatto si inseriva sulla scia delle rotte solcate 50 anni prima dal Beagle di Darwin. E a proposito di questa passione e dell'interesse di parenti per i viaggi di circumnavigazione intorno al mondo, mi piace condividere una scoperta che ho fatto una decina di anni fa a Modena in una libreria dell'usato. Ce l'ho qui con me, è questo volume. Si tratta del Viaggio di una donna attorno al mondo, fatto da Ida Pfeiffer, una grande esploratrice austriaca, direi una delle prime esploratrici donna che compie un viaggio di circumnavigazione intorno al mondo. E se guardate, adesso provo a avvicinarmi, ecco così, la copertina, in alto c'è una scritta in lapis blu che si usava molto nell'Ottocento, dove ancora si intravede il nome del proprietario di questo libro. Era Paolo Parenti. Ora può anche trattarsi di un caso di omonimia, certo il luogo, la persona, il periodo ci stanno tutti, e mi piace pensare che proprio questo libro di questa donna che ha circumnavigato il mondo accompagnasse Parenti durante il viaggio, chissà, o dopo il suo ritorno, o chissà forse prima, per prepararsi ad affrontare queste rotte oceaniche, appunto a partire dall'aprile del 1882. Scafo in legno, velatura a tre alberi, 1962 tonnellate di peso. La corvetta Vettor Pisani, varata nel 1869 nei cantieri di Venezia e ultimata nel 1871, è una delle navi a vapore più imponenti, pur se non tra le più veloci. Non teme le onde. Il mare grosso non la scalfisce, raramente imbarca acqua. È la nave perfetta per lunghe campagne oceaniche. Comandata dal capitano di fregata Giuseppe Palumbo, la spedizione della corvetta ha ufficialmente lo scopo di raccogliere dati oceanografici, antropologici e di fare osservazioni scientifiche. La sua prima destinazione estera è stata Gibilterra. Da qui lo scafo ha solcato i mari verso le isole di Capoverde. Con le bandiere a mezz'asta, per la morte di Garibaldi, ha ripreso il mare diretta a Recife, in Brasile, e poi, costeggiando l'America meridionale, ha toccato i porti di Rio de Janeiro, Montevideo e fino allo Stretto di Magellano. Le tappe successive? Valparaíso e Callao, in Perù. Una lunga sosta di più di un mese alle Galapagos, sulle orme di Darwin, prima di iniziare la traversata del Pacifico, toccando le isole Hawaii e proseguendo per le Filippine. Una breve sosta e la navigazione è ripresa verso Amoy, Hong Kong, Shanghai, Singapore e attraverso l'Oceano Indiano verso l'isola di Ceylon. Il viaggio di ritorno nel Mediterraneo è passato per il Golfo di Aden, per il Mar Rosso, facendo scalo ad Assab, Massawa e Suez e fissando poi la rotta su Napoli, ove è giunta il 21 aprile 1885. Dei 238 uomini a bordo, Antonio Boccolari e Paolo Parenti facevano parte del gruppo ristretto di ufficiali e sottufficiali. Molti di loro hanno lasciato resoconti scientifici, diari di viaggio, in particolare uno di loro, il guardiamarina Francesco Tozzoni, di nobile famiglia imolese, è animato da una forte passione per la fotografia. Ha prodotto un eccezionale reportage fotografico di questo quarto viaggio della Pisani. A bordo della Pisani il guardiamarina Parenti collabora attivamente alla costituzione di una raccolta di zoologia marina che era destinata alla stazione zoologica di Napoli. Per questa raccolta era stato allestito a bordo un apposito laboratorio scientifico, un laboratorio
vero e proprio completo di tutte le attrezzature, dai tavoli, le casse, i contenitori e oltre 500 tra flaconi e vasi di vetro che servivano appunto per conservare i preparati di fauna marina che venivano raccolti durante la spedizione. E Parenti è fra gli ufficiali più impegnati in questa attività scientifica e alle raccolte ufficiali per la stazione geologica di Napoli affianca anche una sua propria collezione naturalistica che pensa di destinare ai musei universitari modenesi e nel frattempo prepara note, relazioni che saranno poi oggetto di future comunicazioni alla Società dei Naturalisti Modenesi di cui lui era appunto socio corrispondente. Ecco, da questo punto di vista, in questo quadro di ricerche scientifiche, accadevano a bordo tante situazioni particolari, a volte anche paradossali. Quella che più spesso ricorre nei diari di bordo e che è raccontata e documentata anche dalle fotografie di Tozzoni è la cattura di un grande cetaceo al largo di Panama che viene rievocata dallo stesso Parenti al suo rientro in una comunicazione alla Società dei Naturalisti Modenesi. Ne abbiamo affrontate di tempeste, improvvisi giri di vento, momenti di euforia e di sconforto generale. Ma nulla è stato più eclatante di questo episodio che ci ha fatto sentire protagonisti di un romanzo di avventura. È un giorno di febbraio. Attraversando il Golfo di Panama, durante una sosta nell'isola di Taboga, avvistiamo un gruppo di pescecani a una distanza di alcune miglia dal nostro ancoraggio. Immediatamente una serie di imbarcazioni con a bordo indigeni del luogo escono in mare aperto accompagnate da due scialuppe della Pisani. Uno dei cetacei, arpionato su un fianco e agitato dalle grida dei nativi, è in grado di trascinare l'imbarcazione che lo ha appena catturato andando ad una velocità notevole, seguita dalla fila delle altre barche. Una strana e terribile emozione è sentirsi trascinati da quel mostro per più di 3 ore ad una velocità che, secondo i nostri calcoli, rasenta le 2 miglia all'ora. Dal ponte della nostra imbarcazione vediamo una delle barche che imbarca acqua. Dopo una strenua lotta per la sopravvivenza, l'animale rallenta finalmente, stremato per la grande perdita di sangue, e così riusciamo a trascinarlo verso la spiaggia. Accostandoci alla Pisani, tentiamo di issarlo sulla nave, ma niente da fare. Le sue colossali dimensioni ce lo impediscono e siamo costretti a trascinarlo fino a riva. Una creatura più unica che rara. Con grande cura gli ispezioniamo la bocca, le orecchie e tutto il corpo e gli estraiamo gli occhi per farne uno studio istologico. I denti sono così piccoli per una bestia così imponente. La bocca, invece di aprirsi nella parte inferiore come nei pescecani, si apre invece all'estremità della testa. Lo sezioniamo, mettendo a nudo le costole, i muscoli, i vasi sanguigni, lo stomaco. In tutto risulta lungo 8 metri e 90 centimetri dalla bocca all'estremità della pinna caudale e la circonferenza misurava da 6 metri e mezzo a 2 metri e mezzo. I nativi chiamano questa specie Tintoreva e pare che solo un anziano del villaggio abbia in vita sua pescato un esemplare di questo tipo, ma di dimensioni minori. Il tenente Chierchia ci conferma che si tratta di un esemplare di Rhinodon typicus, probabilmente il più gigantesco pesce esistente al mondo, diffuso lungo le coste del Pacifico. A bordo della Pisani gli ufficiali alternano ricerche e campionature di fauna marina con attività di rilevamento e di scandaglio di coste e di fondali. E queste attività diventano particolarmente intense una volta passato lo stretto di Magellano, là dove le coste della parte meridionale del Cile, della Patagonia,
diventano particolarmente frastagliati e complessi. È una linea costiera difficile e ancora quasi del tutto inesplorata a quell'epoca. Parenti collabora direttamente a queste attività di ricognizione e mappatura delle coste, al punto che a lui viene intitolata una minuscola isola disabitata che si trova proprio in questa zona della Patagonia. La isla Parenti, se voi guardate su Google Earth, si trova ancora un'isola disabitata, molto verdeggiante, piccolina, accanto alla costa del Cile. Ma oltre che per l'aspetto geografico, queste terre erano particolarmente importanti proprio anche per le popolazioni che vi abitavano. Quei fuegini di cui Darwin per primo descrisse l'abitudine di mantenere acceso il fuoco sulle canoe, abitudine da cui sembra derivi appunto il nome di terra del fuoco che viene dato a quei territori. E nelle fotografie del guardia marina Tozzoni, così come nei diari di viaggio degli ufficiali, proprio ci sono memorie, tracce degli incontri con gli abitanti della terra del fuoco, durante i quali fra l'altro Parenti ottiene alcuni oggetti di cui poi fece dono al Museo Civico di Modena. Arrivati allo stretto di Magellano, alcuni dell'equipaggio ebbero la fortuna di fare il primo incontro con un patagone. Era detenuto per l'assassinio di un colono, ma per l'età e le sue condizioni di salute gli era concesso di passeggiare accompagnato da una guardia. Era di fiero aspetto, alto nella persona, ma non gigantesco. Proseguendo la navigazione lungo le coste frastagliate della Terra del Fuoco, giungemmo a Punta Arenas, dove si erano dati appuntamento astronomi di varie nazionalità per allestire degli osservatori in vista del passaggio del pianeta Venere sul Sole previsto il 6 di dicembre. Qui incontriamo per la prima volta un gruppo di fuegini. Sulla spiaggia è montata una capanna che ha tutto il carattere di provvisorietà. La loro vita è nomade sulle canoe. Durante la nostra sosta sale al nostro bordo una canoa di selvaggi. Nella canoa si stringono due uomini, quattro bambini e un cane. La donna, accoccolata a poppa coi bambini più piccoli in grembo, governa con un remo, mentre gli uomini si occupano della voga. Nel centro della canoa arde il fuoco. A salire a bordo sono solo gli uomini, mentre la donna si rifiuta di lasciare la canoa. Questi indigeni appaiono quasi imberbi, con begli occhi neri, capelli neri, ispidi, lunghi. Sono vestiti da marinai occidentali, vestiti che ricevono sempre dai molti legni che passano e che di ottimo grado accettano in dono anche da noi. Sembrano gradire soprattutto lo zucchero, il tabacco e il biscotto, ma non i liquori. Ci danno in cambio degli abiti, un uovo di uccello marino, qualche cestino di vimini e alcune frecce consistenti in un'asticella di legno con una pietra vitrea acuminata legata alla sua cima. Il capo ci regala poi una danza al suono dell'organetto. Si ferma a mangiare con noi, con molto gusto, la minestra dei nostri marinai. L'occasione però per incrementare le collezioni del Museo di Modena si concretizza quando la Pisani arriva sulla costa centrale del Perù, dove la corvetta sosta a più riprese per un arco di tempo di circa 6 mesi. Questa lunga sosta in realtà era dovuta non a motivi scientifici, ma si trattava di una missione più che altro di carattere diplomatico. Infatti la corvetta assicurava assistenza e protezione agli immigrati italiani, e ce n'erano parecchi già in quell'epoca sia in Cile che in Perù, immigrati italiani che erano stati fortemente provati dalla guerra fra Cile e Perù, che si era conclusa da poco, per il possesso dei giacimenti di salnitro e di guano della regione confinante fra i due paesi, la regione di Atacama. E in questo periodo
La corvetta fa la spola fra il porto di Lima, il Callao, e la vicina baia di Ancon, che era proprio la sede delle delegazioni consolari straniere. E era anche però una località balneare molto apprezzata dalla ricca borghesia di Lima. Boccolari e parenti erano a conoscenza che nelle dune che fanno da cornice alla baia verso l'entroterra esisteva una grande necropoli precolombiana. E già nel decennio prima del loro arrivo, quella vasta distesa era disseminata da tombe, era stata meta di esplorazioni da parte di europei. Loro non erano i primi ad arrivare in quella zona. In particolare c'erano stati due archeologi tedeschi, Wilhelm Reis e Alfons Stubel, le cui raccolte oggi sono conservate al Museo di Etnologia di Berlino. E le splendide tavole che accompagnano l'opera dello scavo di Reis e Stubel, di cui anche questa rappresentazione della baia è tratta, offrono un'eccezionale documentazione sulle pratiche di seppellimento dei defunti in questa grande necropoli precolombiana. Il rituale funerario prevedeva che i defunti venissero sepolti con le gambe e le braccia flesse. Il corpo veniva poi avvolto in spessi strati di tessuto di cotone, legati da corde in modo da formare una specie di grande involucro, successivamente rivestito da una tunica funeraria. Sulla sommità dell'involucro veniva di solito applicata una falsa testa di legno o di stoffa che rappresentava il volto del defunto. Il defunto così preparato veniva calato in una fossa scavata direttamente nella sabbia, in tombe singole o multiple, probabilmente a carattere familiare. Accanto al defunto venivano deposte offerte funerarie per accompagnare il suo viaggio nell'aldilà. Vasi di ceramica, ma anche oggetti legati alle attività svolte in vita dai defunti, ami, lenze e reti da pesca per gli uomini e strumenti per filare e tessere per le donne. Il clima particolarmente secco e arido della costa peruviana ha favorito non solo la mummificazione naturale dei corpi, ma anche dei tessuti che accompagnavano i defunti inseriti fra uno strato e l'altro dell'involucro funerario. La tessitura era infatti un'arte di altissimo livello presso queste popolazioni. E nelle raffigurazioni policrome di arazzi e broccati possiamo cogliere aspetti di una religiosità strettamente legata all'ecosistema della costa peruviana, tra cui soprattutto una grande varietà di pesci e uccelli marini. Il Perù archeologico è noto soprattutto come la terra degli Inca. Però in realtà oggi sappiamo dai progressi delle ricerche archeologiche che sulla costa peruviana esistevano società molto diverse da quelle degli Inca e che gli Inca inglobarono la costa in realtà soltanto negli ultimi 100 anni, neanche 100 anni prima della conquista da parte degli spagnoli nel 1532. E il sito di Ancon fu abitato per vari millenni da comunità dedite alla pesca e alla tessitura. In particolare poi i materiali della collezione di Boccolari e parenti, così come quelli della collezione dei due tedeschi Reis e Stubel, provengono da una parte della necropoli relativamente tarda, che si data ad un arco di tempo compreso fra l'VIII secolo d.C. e la conquista spagnola. Ma all'epoca del viaggio della Pisani, comunque, le conoscenze sul Perù precolombiano erano invece ancora del tutto nebulose e si parlava soprattutto di antichità peruviane attribuite genericamente a genti incas. E proprio di avanzi della civiltà degli Incas parla Carlo Boni nella comunicazione al sindaco di Modena della donazione Boccolari e parenti. Comunicazione che è riportata dal quotidiano modenese Il Panaro il 15 luglio
del 1885. Doni pregevoli. I chiarissimi signori, dottore Antonio Boccolari e Paolo Parenti, ufficiale di Marina, che hanno compiuto a bordo della nave Vittor Pisani un viaggio di circumnavigazione, amatori zelantissimi delle scienze ed informati a nobilissimi sensi d'amor patrio, riportarono insigni raccolte che ci si compiacquero di donare ai patri istituti. Al nostro museo civico è toccata, grazie a loro, una delle più rare fortune, quella cioè di possedere una raccolta degli avanzi della civiltà degli Incas, le cui dinastie segnarono il massimo apogeo della civilizzazione peruviana. A loro fu dato di poter esplorare largamente le tombe di quell'epoca gloriosa e di ritrarne oggetti che ben attestano il grado insigne di cultura raggiunto in quei tempi, specialmente nell'arte tessile. 8 teste mummificate, oltre 100 stoffe e tessuti, 35 vasi in terracotta, in parte con figure emblematiche, 7 ciotole formate col fondo di zucche, una ventina di spole da tessere e fusi, provvisti di filo, alcuni gomitoli di filo, un frammento di feticcio o amuleto, 4 lenze con amo, eccetera. Come si vede, viene di primo sbalzo collocato la nostra collezione peruviana in prima linea con le pochissime esistenti in Italia. La sola enumerazione del dono basta a segnalare gli egregi Parenti e Boccolari alla gratitudine dell'amministrazione comunale, dall'onorevole consiglio e dall'intera città. Per questo, illustrissimo signor sindaco, sebbene assente da Modena, non ho voluto tardare a darle questo ragguaglio sommario in attesa di poter riordinare, come ben si merita, la raccolta e di pubblicarne la minuta descrizione che spero verrà eseguita con tutti i dettagli locali da alcuno dei sullodati donatori. Con la massima stima, suo devotissimo Carlo Boni, direttore del Museo Civico di Modena, 1885.